Cari amiche e cari amici, questo è un video a mio parere importante perché vuole essere chiarificatore rispetto a Harry Potter. Ma sentiamo prima Silvana De Mari. Oggi parliamo di Harry Potter. Molti mi diranno non ce ne frega niente, non ve ne importa. Se anche non l'avete letto, e vi consiglio di leggerlo, vi importa, perché questo libro ha venduto 350 milioni di copie e questo vuol dire che appartiene all'immaginario collettivo di tutti noi. Si è venduto così tante copie perché dentro contiene qualcosa che è nel cuore di tutti noi. Bene, cominciamo da questa affermazione di Silvana De Mari. Dubito che sul decimo toro ci sia chi non conosce Silvana De Mari, perché la conosciamo tutti quanti. Ho perfino una playlist legata a Silvana De Mari. E ha detto la prima sacrosanta verità, cioè se un libro vende milioni di copie, vuol dire che ci sono dentro simboli archetipici che ci appartengono. Tengo a sottolineare che Silvana De Mari, oltre ad essere una studiosa di romanzi fantasy, di immaginario, di immaginazione, è anche una bravissima scrittrice di romanzi. Io ne ho letto qualcuno e sono bellissimi. Noi. È stato detto di Harry Potter che è un libro esoterico, se non satanico. È stato detto da persone di grandissimo valore. Quelli che l'hanno criticato erano persone di grandissima conoscenza teologica, ma non conoscevano il libro. Questo è un punto dove Silvana De Mari mantiene la sua diplomazia da vera signora qual è. Però io me la sento di fare un nome, almeno un nome, dove c'è stata una vera e propria demonizzazione di Harry Potter, che è Padre Amort, che dichiarò proprio che Harry Potter è un film demoniaco e i bambini che lo vedono hanno un approccio col mondo satanico. Ora, io certo non voglio entrare in polemica con un sacerdote che tutti conosciamo, tutti stimiamo e tra l'altro è morto adesso, padre Amort, però ci tengo molto a ribadire questa verità, anche se Silvana De Mari, ripeto, da gran signora qual è, e si è mantenuta con un linguaggio diplomatico, quindi ha evitato di fare nomi. Però credo che il nome più autorevole, il personaggio più autorevole è stato proprio Padre Amort. Perché dico questo? Perché si può sbagliare, siamo tutti uomini. Padre Amort era un uomo e ha sbagliato su questo giudizio, come ha sbagliato anche quando ha parlato dell'heavy metal facendo tutto un blocco della musica heavy metal, quando esiste anche un heavy metal cristiano, ad esempio. Comunque, continuiamo a sentire Silvana De Mari. È stato detto di Harry Potter che è un libro esoterico, se non satanico. È stato detto da persone di grandissimo valore. Quelli che l'hanno criticato erano persone di grandissima conoscenza teologica, ma non conoscevano il libro. Avevano visto solo i film. In parte, i film sono orrendi, sono ammassi di effetti speciali, possono dare l'impressione di incoraggiare l'esoterismo. Al contrario, nel libro di Harry Potter, la magia è semplicemente un escamotage narrativo per sostituire la tecnologia che non c'è. Harry Potter non parla di magia, esattamente come il brutto anatroccolo non parla di ornitologia. Parla di valori umani. E ci sono in Harry Potter profondissimi valori cristiani. Per questo ha venduto 350 milioni di copie. Se una roba esoterica avesse venduto 350 milioni di copie, vorrebbe dire che siamo già morti, e invece siamo ancora vivi. L'esoterismo, le linee disastrose, le trovate nell'orrido Trono di Spade, le trovate nell'orrida Saga dei Vampiri, ma non in Harry Potter. In Harry Potter la religione sembra non esserci, per 6 libri è assente, compare nel settimo. Con un colpo di pistola arriva la parola chiesa, dove sono seppelliti i tuoi genitori? Nel cimitero dietro la chiesa. Qui Silvana De Mari, da grande conoscitrice e studiosa di questo genere di romanzi, ci dice perfino il punto in cui emerge per la prima volta la parola chiesa, ma soprattutto la cosa importante è che sottolinea i valori cristiani.
Perché non bisogna avere dei pregiudizi, perché se no si tende alla demonizzazione, alla demonizzazione di romanzi, alla demonizzazione di film, alla demonizzazione della musica e purtroppo anche alla demonizzazione delle persone. E questo non va assolutamente bene. Ma continuiamo a sentire Silvana De Mari. In Harry Potter la religione sembra non esserci, per 6 libri è assente, compare nel settimo. Come un colpo di pistola arriva la parola chiesa. Dove sono seppelliti i tuoi genitori? Nel cimitero dietro la chiesa. Ah, nel cimitero dietro la chiesa, Harry? Allora si sono sposati lì. Sì, credo di sì. Dunque, fino a quel momento di religione zero. Questi hanno 15 giorni di vacanza a Natale, è la festa dell'albero di Natale. È una settimana di vacanza a Pasqua, ma non si sa chi sia risorto, probabilmente l'albero di Natale. Però, quando c'è il torneo dei maghi e tutti sono lì a Natale, si sente un canto e questo canto è al Sesti Fidelis, e lì si parla del bambino nato a Betlemme. Sulla tomba dei genitori di Harry Potter è scritto un verso di San Paolo, fino a quando anche la morte sarà sconfitta. Sulla tomba della madre del preside è scritto un verso del discorso della montagna. Là dove è il tuo cuore, là sia il tuo tesoro. Nell'ultimo bellissimo duello con Voldemort, Harry dice una frase profondamente cristiana: pentiti e la tua anima può ancora salvarsi. Immagino che per molti di voi queste parole della coraggiosissima, tra l'altro, Silvana De Mari, ma dice la verità, ha il coraggio di chi dice la verità. E a molti potranno suonare strana, eppure sentite che contenuto non solo religioso, ma anche profondamente cristiano, che contiene il tanto bistrattato e demonizzato soprattutto Harry Potter. Nell'ultimo bellissimo duello con Voldemort, Harry dice una frase profondamente cristiana: pentiti e la tua anima può ancora salvarsi. Harry muore per risuscitare, perché il sacrificio è l'incantesimo che salva. Levate la parola incantesimo e avete il cristianesimo. In un'ultima straordinaria scena, quello che nel primo libro era il brutto da troccolo, Neville, con un colpo di spada decapita il serpente, come non pensare a San Michele Arcangelo? E quella è la spada della verità. Adesso dobbiamo tutti stare dalla parte della signora Rowling, perché lei ha detto la verità. Ha detto che le donne sono donne e gli uomini sono uomini. Perché lei ha detto la verità. Ha detto che le donne sono donne e gli uomini sono uomini. E con la spada della verità ha tagliato la testa al serpente. E quindi tutti sono contro di lei. Parlo di Harry Potter in diversi libri. Adesso Silvana De Mari illustra i suoi libri che vi consiglio di leggere perché sono veramente fatti molto molto bene. E lei è una profonda studiosa. Allora, non bisogna demonizzare con questa facilità. Bisogna stare attenti prima di appioppare il termine è demoniaco, è satanico, soprattutto alle persone. Sto facendo una playlist sul satanismo per far conoscere anche questa brutta realtà che purtroppo esiste. E conoscerla aiuta a difendersi da questa realtà. Ho dato vari consigli anche alle mamme e tra questi consigli c'è anche di non preoccuparsi se i figli sentono musica heavy metal, perché non tutto l'heavy metal è satanico. E qui ho sentito anche altri esorcisti dire subito heavy metal e abbinarlo al Satana, quando esiste anche un heavy metal cristiano. I ragazzi che ascoltano heavy metal mi capiranno benissimo in questo momento. Quindi, prima di demonizzare qualcuno, qualcosa, qualche romanzo, qualche film, qualche persona, bisogna studiare molto molto bene il fenomeno e soprattutto fare molta attenzione a chi si sta demonizzando, perché si potrebbe incorrere in gravi errori e soprattutto se questi riguardassero qualcuno, un uomo o una donna, la demonizzazione può essere un'arma che rivela tutta la sua spietatezza. È come dire che una persona porta iella. C'è stata una cantante famosa che non ha più lavorato perché nell'ambiente si diceva che lei portava iella. Quindi, occhio, occhio. Studiare, mente aperta e demonizzare quando è il caso.
Volete conoscere la realtà del satanismo? Guardate la mia playlist. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.